stare insieme a questi bambini questa sera? No, è bellissimo sempre comunque vedere questi bambini, la passione che hanno per il calcio, che comunque è uno sport bellissimo, e anche da così piccoli già l'attaccamento alla maglia, comunque a quella del Genoa, che è una maglia gloriosa. Oggi finalmente termina il calciomercato, si finisce un po' questa routine di parlare sempre di eventuali trasferimenti. Secondo te la squadra è stata migliorata oppure no? Sì, assolutamente sì, diciamo gente è andata via, gente è venuta, quindi diciamo la dirigenza, il presidente hanno fatto un gran lavoro, anche i nuovi acquisti sono veramente molto forti, quindi sicuramente faremo un girone di ritorno molto importante. Quanto è stata importante la vittoria di Empoli dal punto di vista della convinzione, appunto per affrontare anche il girone di ritorno? Beh, sappiamo comunque che era uno scontro diretto per la salvezza, perché comunque l'obiettivo nostro per adesso rimane la salvezza, poi quello che verrà dopo vedremo partita dopo partita. Questa è una partita fondamentale, comunque vinta fuori casa, gli scontri diretti sappiamo che sono fondamentali, e poi ci ha dato fiducia nelle nostre potenzialità sicuramente, quindi partiremo domenica con una marcia in più. Davide, torno un attimo indietro, il premio, perché ti premiano per essere il giocatore dei Carrugi, quello che ha incarnato meglio lo spirito della città. Tu più volte ti sei detto molto legato a questi colori. Quanto è importante per te ricevere questo premio, che fa capo anche alla stagione scorsa e non soltanto a questa? Per me è un orgoglio veramente, perché come ho detto quando sono arrivato 3 anni fa, le mie caratteristiche erano queste qua, e sono contento che comunque la gente, i tifosi l'hanno vista, e niente, quindi è come un incoraggiamento a continuare a fare quello che sto facendo, cioè dare tutto per questa maglia. E qual è il tuo rapporto con la città di Genova allora? È bellissimo, io sono venuto veramente in punta di piedi, sono venuto come un ragazzo che veniva da Serie B con pochissime esperienze, piano piano, passo dopo passo, sono riuscito comunque ad essere un giocatore che è importante per questa squadra, quindi sono veramente, veramente orgoglioso di far parte di questa squadra. State passando alla difesa 4, come ti trovi meglio, alla difesa 3 oppure la 4? Sinceramente io ho sempre giocato a 3, ho fatto a 4, ho fatto pochissime partite, però sicuramente è importante comunque fare quello che vuole il mister vuole utilizzare la difesa a 4, e sicuramente è importante sapersi adattare a tutti i ruoli quando c'è bisogno. Piano piano sto lavorando, anche perché è completamente diverso la difesa a 4 dalla difesa a 3, però vedremo piano piano, comunque sono contento anche di giocare a 4. Un ultimo commento su Sanabria, come l'hai visto? L'ho visto molto bene, già si vede comunque anche in allenamento, poi è entrato lunedì, ha fatto gol, diciamo sta riuscendo a rimpiazzare bene Piontek, questo comunque è un giocatore che ci ha dato tanto, però il presidente, come ho detto prima, e la dirigenza sono riusciti a sostituirlo bene. Grazie ragazzi. Grazie.